Cucu. Ben ritrovati ragazzi, siamo i vostri Dark Eila. Ciao, come siete belli. Ciao. E oggi Mino fa la telecronaca di cosa faranno loro due. Perché ragazzi, oggi andiamo, c'è anche la sedia che scricchiola ogni volta. Mino non sa fare nulla. No, non sa fare nulla, infatti giusto, questa bestiona che c'ho davanti non l'ho fatta, e l'hanno fatta loro due. E Mino è crashato. Perché? Sì. E Mino è crashato. Perché? Gli è esploso Minecraft. Ma sì, cioè, così a caso. Infatti, come vedete, ragazzi, già il server sta crashando, qui per dire attenzione a non farla questa cosa, perché sennò esplode tutto. Ma noi la faremo lo stesso, così, perché ci va, perché siamo fighi e coatti. Ok, cosa, come funziona questa cosa? Spiegateci un attimo. Allora, cosa? È un mega computer questo, no? Okay. Questo vi crafta da solo le cose. Voi tipo chiedete tot cose, e se avete i materiali nei dischi, quelli del live, quindi questi, lui ve li fa. Se non li avete, dice anche no, non me li... no. E quindi... però dobbiamo finirla, ci mancano delle CPU, perché questo computer è fatto... Perché io sto vedendo, scusami, perché questi qua sono gli Earth Vent e qui e di qua sono i pattern provider? E infatti, adesso te lo spiego. Ok. Allora, il contorno va fatto dei containment wall. Poi... cioè, per chiudere sta parte qua, quindi i tanti lati, servono le heat vent, perché il computer scalda, quindi queste girano, fanno boom boom e raffreddano. Okay. Poi dentro ci vogliono le CPU, perché le CPU? Perché che sono queste qua a croce. Esatto, sì. Perché ogni computer che si rispetti deve avere delle CPU. Le pattern provider, che sono queste, servono semplicemente a far memorizzare più crafting al nostro computer. Ok. Quindi ogni pattern provider tiene uno stack di recycle. Tiene uno stack di recycle. Quindi voi ne avete messi. Quanti ne avete messi? 25. Quindi avrete 25 pagine da 64. Quindi potete metterci 64 per 15. Per 25, che sono tante, tantissime. Però queste misure che sono 7x7 sono le basi, cioè nel più piccolo non lo puoi fare. No, la puoi fare anche 3x3. Ah, ok. Più piccolo. Però non contiene niente. No, ed è anche più lento a fare le recycle. Quindi era tutta questa cosa, rimetto un attimo, esatto, ok. Tutta questa cosa andrà collegata qui. Appunto, esatto, al Mac controller. Con un cavo. No, allora, come ti ho detto l'altra volta, ogni blocco dell'apple del cavo, no? Quindi se tu colleghi anche questo coso all'M drive, è come fosse in automatico collegato al controller. Ok. Posso chiudere? E bisogna collegarlo? Cioè con degli M cable. Ok, però se ti consigli di levarla da qui e metterla laggiù. Ah, poi uguale. Si è trasformata. Hai visto? Ora è tutto collegato. Aprilo adesso, aprilo meno, e vedi che hai 25 pagine. Ok. Adesso. Ti insegno come si fanno le recipe. Per fare le recipe vi serve il pattern encoder. Fatelo. È molto facile, eh. Recipe, perché sono... Quali sono? Poche parole. L'abbiamo già. Ah sì? Allora, sì. Piazzalo. Uno piazzalo solo. Dove vuoi. Dove lo vuoi? Di uno solo, basta, avanza, uno solo. Poi, questo dove lo devo piazzare? Dove vuoi, anche non attaccato, anche così a caso. Ok, questo coso serve per fare i crafting, boom. Un attimo, mettilo almeno qui. Questo coso serve per fare i crafting e farli imparare a sto bestione, ok? Sì. Ok. Però aspetta, prendo quello che serve. Perché la recipe deve essere scritta su un foglio, cioè un foglio. Come se fosse un hard disk. Esatto. Ok. Quindi vi servono dei pattern che Ila già fa. Ecco qua. No, le metti qua Ila. A dove? Destra. No, destra. Qua Ila. Scusa. Ok, esatto. Ok, qua. Come si fa una recipe? Senza che voi andate a prendere tutte le cose, lo fate con la Nei che non usate mai, per esempio. Voi potete fare. E sono io, ho la mano alzata, eccolo.
Ecco che non usa perché è abituato al vanilla. Molto male. Tu vuoi fare la website dell'Iron Block. Ti insegno come si fa. Apri sto coso. Iron Block, eccolo qua. Scrivi nella nei Iron Block, ci clicchi, poi fai shift, click e lui in automatico ti fa la site. Fallo tu. Allora, lo sto facendo io, Iron Block, shift sul... Shift. Ma sul cosa? Sul... No, sul punto interrogativo. Ok, fatto. Encode, e lui lo impara. Encode. Oh. E tu lei, adesso l'hai scritto. Esatto, quindi apri sto bestione. Metto qua e lo metto prima. E ciao butti di violenza. E ciao butti, ok. Adesso se tu vieni con me. Quindi scusami, in poche parole, noi bisogna fare praticamente miliardi di blank pattern e farci tutte le cose. Esatto. Adesso la resipe ancora non la vedi perché questo coso non è collegato all'update. Quindi o spostate questo qua o tirate un MA cable. Se avete dei cavi Redstone Energy, questi qui è proprio da poter fin laggiù. No. Sì, aspetta. Se ce l'avete li sposto. Ok, una. Ma non servono quelli? Due. Tre. Sì, i cavi di energia. Ah, lui vuole spostare la roba. Ok. Sì, sì. È bello che io non mi ricordo nella tecnologia di averlo fatto così. Vuol dire che nella tecnologia certo, l'abbiamo fatto male. L'abbiamo fatto. È cambiato totalmente dalla 1.6 alla 1.7. Ah ok, ma questo era più facile, cioè così ho capito meglio sinceramente. Esatto, era molto più semplificata qua. Invece ora hanno fatto gli stronzi e quindi... Boom, hai visto? Ok, rimettici la... il disco. Il disco accanto. E il disco che c'era qua? No, già quindi là. Ecco qui. Ok, adesso se voi aprite il terminal vedete che c'è Block of Iron e c'è scritto Craft, giusto? Sì. Il terminal non, quello sopra. Okay. Lui non ce lo farà mai perché? Perché voi nell'upload non abbiamo il ferro dell'iron. Prendetelo e buttatelo qua. Buttatelo dove? Nel crafting terminal? Crafting. Nel terminal. Già messo nel, io. Okay. Adesso Mino o Mino Ida, cliccate sul Block of Iron. Cliccateci. Sì. E ne puoi richiedere quanti ne vuoi. Chiedi okay. Un tot. Chiedi un tot 10. 10. Poi fai begin oppure invio. Eccoli qua, 4. Perfetto. Ok. Sì, esatto. Perché erano solo pochi. Però blocchi. Adesso se tu vuoi fare altri. No, non aspetta. Da. Rimetti i blocchi. Ok. Se tu vuoi fare altri blocchi non puoi più fare click, perché se fai click vedi che te li mette nell'inventario, giusto? Sì, esatto. Tu ci vai sopra col puntatore, clicchi la rotellina del mouse, proprio di violenza. Ok, ah ok, me le fa. E te le fa, ok. Poi, che ne so, quando poi tu avrai la upload piena, vuoi fare, che ne so io, dei block of iron, e non sai quanto iron hai, giusto? Perché tipo, che ne so, se devi fare 1.000.000 di blocchi di ferro non puoi farti tutti i conti e tutto. Quindi dovete fare un crafting monitor, fatelo. Ok. Ma ce la dice? No. Sto crafting monitor, dice. No. Okay. Tanto è facile. Sto crafting monitor vi dice se per caso gli manca, gli manca qualcosa. Che ne so, voi avete chiesto 100 blocchi di ferro, voi avete solo 7 pezzi di iron, e in automatico lui dice vi mancano tot pezzi, mettetemeli. Ok. Ok, sì, la mancano solo i cavi. Poi tutta questa cosa qua, da quello che ho capito che mi ha detto Ida, bisogna attaccarla qua sotto, perché come vedete, questo non l'abbiamo fatto vedere, per una quest ci serve la cacca delle mucche, la famosa cacca che avevamo fatto nella Gildacraft un po' di tempo fa. Attenzione, vado giù, eccoci qua, guardate lì quanti cavi della Applied abbiamo, e bisogna attaccarli tutti. Dove? Aspetta. All'upload principale. Infatti, aspetta, non vedevo il cavo che porta all'upload. Non c'è ancora. Non c'è ancora. Ok, perfetto. Quindi, qua. Il nostro elevator che ci ha fatto compagnia nella tecnologia. Il cavo è qua. Il cavo? Dammi il cavo. È già qui dentro, perfetto. Attaccavi, mi sa che non ti bastano. Forse sì, qua. Mino. Non ti ha insegnato nulla, Dark. No, non mi ha insegnato nulla. Perfetto.
No, l'affaccio normalmente. Sì. E dove lo metto qui? Sempre attaccato all'abbia. Ok. Adesso se voi chiedete... Si è illuminato. Vedi, tu hai messo in craft altri due blocchi di ferro. E lui dice, Westella, mi manca 6 ferro. Vedi, leggi, missing materials. Ok. Quindi, voi dovete buttarci altri 6 pezzi di ferro. Se no, lui non te li fa. Ok. Attenzione adesso, però, quindi gli manca energia. Manca energia. Che è successo? Manca energia, non gli basta. Che è successo? Perché gli abbiamo dato questo con quello della lava. E se la attacchiamo al reattore? Ah sì. Con il Tesseract. Insomma, come gli diamo? Però energia? L'unica cosa è questo qua, guarda, che abbiamo trovato in una borsettina a culo. L'ME64K Fluid Storage. Ok, questo qua vi serve per immagazzinare i liquidi. Quindi la cacca di mucca è un liquido. Quindi in automatico vi serve questo. E avete avuto una botta di culo che lo avete trovato. Quindi prendetelo. Yeah! Bisogna completare almeno una delle quest della... Cos'era? Hell's Kitchen? No, era un'altra. No, era la 6. Hell's Kitchen, ragazzi, esatto, perché vedi, sono scemo, perché non mi ricordo le cose, devo segnarmi, tante cose me le segno per queste cose. Siamo all'86%. 86%? Ok, guardate ragazzi, a parte il ghiaccio qui che sta continuando, e stiamo iniziando a farmare, grazie anche a Dark che ci ha suggerito Finisco di nuovo. Io il ghiaccio? Perché non mettete le harvester? E fatto, vero, le harvester. Perché qua stiamo farmando, come dicevo, per completare la Let's Kitchen, perché ci dicevano esattamente di fare tutte queste cose per 100, per 100, per 1000, per 10.000. La tuga te ne chiede 50.000. 50.000. Però ti dà. Guarda cosa ti dà, hai visto? On off growth. Cos'è l'on off growth? Dove lo vedi? Rewards della lattuga. Ah, ok. Comunque va bene. Finiamo intanto, dai, questo ghiaccio, quanto ce ne manca? Fatto. Attenzione, andiamo. Poi chiacchieravate. Scusami. E adesso ve ne chiede 1000. Fate glu. No, anzi, fate tutto. O 1000 o 10.000. 10.000 abbiamo già fatto. Ah, bravi, a posto. Fate 10.000, attenzione, apriamo subito la borsettina. Culo! Lacrima di Ghast, 16. Mi ritengo soddisfatto. La Piaris. No, sì. Sì, Ila, droppale, falle vedere subito. Subito, falle vedere. Attenzione, guarda. Che sexy. No, ragazzi, questo qui preannuncia che prima o poi bisogna fare le api. E vi ricordo che abbiamo già messo tutto fuori, è tutto qua. È tutto qua. Vabbè, ci vengono a mettere anche l'armatura. Guardate. E vi ricordo che non vi aiuterà a dare. Dov'è? Dove sono? Oh, sono sparite. Erano qua. A posto, boom. Erano qua. Il ladro, boom. Io non ho toccato niente. Ma ti ricordi che avevamo messo... Sì, io mi ricordo. Dove minchia sono? Messe di là? Ma di là... Boh, vabbè, comunque ragazzi, ci vediamo in un prossimo episodio. Da Mina e Mina e Dark è tutto. Lena? Vi ringraziamo per l'aiuto. Certo, come sempre disponibile per noi. Lena allo studio. Ciao ragazzi. Ciao. Blah, blah.